Sono 3 anni che io e Clandestino siamo in giro e molti di voi diranno chi se ne frega. Bella osservazione. Però visto che sono qua a dover presentare questa videocassetta, qualcosa la devo pur dire. E allora voglio dirvi che nell'arco di questi 3 anni la cosa che mi è stata detta di più è che ho del culo. Adesso se noi escludiamo una percentuale di gente in grado di apprezzamenti fisici, credo che, anzi sicuramente, buona parte faceva riferimento al fatto che guadagno bene, canto invece di lavorare, insomma queste cose. La cosa strana è che praticamente nessuno mi ha mai detto che ho del culo, cioè sono fortunato e su questo sarei assolutamente d'accordo, per il fatto che attraverso questa cosa ho conosciuto delle belle persone. Oddio, ho conosciuto anche delle sottocacche, qualche essere indecente anche, ma comunque ho conosciuto delle belle persone. E forse a parte di queste belle persone adesso non mi vorranno più incontrare per un motivo molto semplice: le ho subdolamente coinvolte in questa videocassetta chiedendo loro una testimonianza. Testimonianza che chiaramente non vuole essere celebrativa, primo perché normalmente si celebrano i morti, comunque quelli che ci hanno lasciato, e perdonate, ma io mi sento abbastanza bene ancora. E poi soprattutto comunque per un fatto molto semplice, cioè quelli che vedrete che parlano bene di me sono stati strapagati. Quelli che mi prendono bellamente per il culo sono stati proprio in queste ore minacciati di morte. Quelli che mi avrebbero insultato non li abbiamo decisamente invitati perché adesso non siamo così coglioni. E quindi voi praticamente vedrete adesso tutti i videoclip che abbiamo realizzato in questi 3 anni e in mezzo a questi vedrete delle piccole testimonianze di amici o miti o amici miti che sono riusciti, e non era facile, a rendere ancora migliori questi 3 anni. A questo punto molti di voi ridiranno, chi se ne frega. Io posso anche essere d'accordo con voi, però è anche vero che siete un po' intolleranti. A quelli a cui frega, buon divertimento. Ciao a lui, a Liga. Ciao Giga. Con questa Ciao simpatica Giga. sigletta. Con la sigletta E noi finale. intanto facciamo Che il ciao Liga, tra le Liga. altre cose, fa anche rima con un'altra cosa. Ciao. Qua, come tutti, che tutti avete riconosciuto, era un brano suonato nel 40 dall'orchestra di Glenn Miller, e quindi cioè adesso noi volevamo lanciare un appello a Ligabue, che insomma se deve copiare dei brani, che ne copi alcuni che poi non si vengono a scoprire, perché Corretto. non è bello, cioè. Serati. Direi che quello che mi lega a Ligabue è lega Ligabue, sono riuscito a dirlo senza impaperarmi, e soprattutto è tutto riassunto in queste due spilline, cioè il calcio e la musica, meglio il calcio nerazzurro, quindi l'Inter, e il rock blues. Secondo me Ligabue è lo Osvaldo Bagnoli della musica italiana, cioè il più grande e il più modesto. Quello che non si atteggia, non ha pose da divo, da rockstar, e però è sempre lì lì per vincere lo scudetto. Lo invidio molto perché innanzitutto è più giovane, poi gioca meglio a pallone, di me, anche se giochiamo spesso insieme in squadre diverse, e naturalmente canta in maniera straordinaria. La prima volta che ho sentito Luciano è stato nell'ufficio di Angelo, il nostro comune manager. E un giorno eravamo lì a discutere, non so, di progetti, doveva essere più o meno il 1990. E Angelo mi ha detto: "Ti ricordi quel ragazzo che organizza concerti a Correggio? L'hai conosciuto, Ligabue, Luciano?" "Senti, ha fatto questo nastrino, mi ha mandato questa cassetta, vediamo un po' cosa ne dici." Ha messo su questa cassetta e dopo meno di un minuto gli ho detto: "Guarda, firma subito, cioè fallo subito firmare un contratto, perché qui c'è decisamente qualche cosa che può funzionare." Poi ho sentito il primo disco, poi ho avuto il piacere di avere Luciano come supporter, come apriconcerto a un paio di date,
e devo dire che conoscendolo il mio rispetto è cresciuto. Me su Mario, questo è il mio bar, e l'è una bala che Ligabue aggiva che il bar Mario non esiste, che gli erano tutti fantasei, me le desacra su che, e il signor Ligabue arriva che quando comincia con chi ragazzi che Zamartai a fare a queste complesse, capita, e poi dopo le partite nelle stelle, nel firmamento dei cantanti. Sì, con Luciano abbiamo mancato un incontro ravvicinato per poco e per colpa mia, perché purtroppo avevo da fare in quel periodo. Che cosa? Dovevamo fare un video insieme e l'avrei fatto con molto molto piacere, perché la musica che fa Luciano è molto vicina alle idee, ai sogni, alle rabbie che vivo e che molti come me vivono tutti i giorni. La cosa che mi piace nella sua musica è che affonda profondamente le radici nella nostra cultura italiana, pur essendo naturalmente, come tutte le cose della nostra generazione, contaminata dalla musica e dalla cultura americana. Ma nella musica di Luciano si riesce a rintracciare una linea assolutamente autentica e fortemente italiana. Questa è la cosa che più mi coinvolge. Una volta, incontrando Francesco De Gregori per una canzone che avevo messo in un mio film, Francesco mi ha detto: come è strano, nella nostra generazione ci sono percorsi che si incrociano, si toccano per un attimo e poi si perdono, però si ha la sensazione di, a volte, con alcune persone naturalmente, non con tutti, di tirare tutti dalla stessa parte. Ecco, con Luciano io ho questa sensazione, anche se non ci conosciamo profondamente, anche se ancora non abbiamo lavorato insieme, ho la sensazione che sia un compagno di strada che tira dalla stessa parte in cui vado io. Niente, noi siamo amici con Liga. Ovviamente. Tra l'altro siamo veramente ammiratorissimi dei suoi quadri, no? Perché... Voi mi insegnate che ha fatto così, c'era anche la canzoncina. Così come pennello tinteggia la tela e le dona un aspetto gradevole all'occhio, così il pennello di Ligabue tinteggia le sue fidanzate. Luciano è stato per me in questi anni una grande scoperta. È un rocker eccezionale e voglio approfittare di questa occasione per ringraziarlo di aver contribuito a rilanciare in Italia il rock, quello vero e sano. È intelligente e simpatico, e non è poco, fa parte di una generazione, la nostra, troppo spesso bistrattata, e che sta dimostrando in questi anni, coi fatti, quanto sia realmente valida, culturalmente avanzata. È interista e si vede, gioca a centrocampo e si sente, è un amico e lo dimostra. Cosa posso dire d'altro? Che se avrò un figlio lo chiamerò Ligabue, perché è un bel nome e suona bene. Amici di Ligabue, ma soprattutto amiche di Ligabue, ecco il vostro eroe. Eccolo qui, siamo qui per dimostrarvi che è un grandissimo calciatore. Guardatelo come si destreggia, che appoggi maestosi. Ma soprattutto ha degli amici Ligabue, non credo. Non lo so, comunque guarda, esce palla al piede come Franco Baresi. Sì, come no. Guarda qua che tocco, che fa. Guarda, ti sei colpo di tacco. Beh. Hai visto? Sembrava, guardalo qui, anche qui, esce palla al piede. E che lancio sopraffino. Le pennellate. Con i contrasti è fortissimo, diciamo. Ne ha sbagliato uno. Può succedere che non becca il pallone, dai. Beh, qui si dimostra ancora che è fortissimo nel contrasto. Dai, guarda qui invece. Andiamo come qua. Riesce. Qui bravo. Si dimostra ancora che si è stroncato i muscoli da solo. Complimenti. Ma attenzione, perché qua secondo me ce la può fare, almeno una volta. Un festivo sulla caviglia. Vabbè, l'ha ucciso. Da parte del calcio non è sport per signorine. Neanche per Ligabue, direi. Sì, dopo questo intervento soprattutto. È morto? Si è fatto non male. So, non canterà più, è un bene per la nazione. Si è fatto direi. Male commettendo fallo, e questa è la cosa importante. Vabbè, come sempre succede nel calcio. E poi che bordate soprattutto. Ah, imprendibile. Beh, come fatto il portiere a prenderla, dire, Vabbè, poi subito dopo si è rifatto. Qui è gol. Qui sicuramente. Vabbè, era un fenomeno il portiere. Poi saluto alla sua folla. Dimentica il pallone. Vabbè, viene fuori che è una pipa a giocare a calcio. Forse è meglio se canta. Ma no, questa è una carina da dire su Luciano, per spiegare un po' la sua personalità. Noi ci stavamo spostando, casualmente eravamo in macchina insieme, eravamo io, Luciano e Faso, e stavamo spostandoci tra Forlì e Rimini. A un certo punto ci passa vicino questa macchina, adesso è una macchina belga della targa, iniziano a farci segni strani.
e Liga, che era a fianco, stava guidando io, sembrava non capire, pensava che ci fosse qualche problema, non so, la macchina che fa fumo, che sta per esplodere, cose del genere. Invece controlliamo, non c'è niente, e questi vanno. Li ritroviamo all'autogrill, il Liga scende, va a prendere al bar qualcosa, e questi sono a fianco, ricordi? Sì, sì, ricordo perfettamente. Prende qualcosa da bere, questi sono dietro di fianco, cioè di fianco lui, però verso dietro, lui beve questa cosa, poi insieme siamo usciti, il Liga è ripartito, è andato lui alla guida, ed è ripartito via così. Pazzesco. L'ho conosciuto quest'estate, l'estate del 1992, stavamo lavorando al Festival Bar. Un giorno gli feci un'intervista e doveva presentare il pezzo Urlando contro il cielo. Allora gli spiegai, gli chiesi perché voleva fare questo pezzo, che in effetti l'album di Ligabue sono tutte hit. Cioè lui pian piano ha cominciato prima con una, poi con l'altra, però alla fine sono... Quanti pezzi sono nell'album? Quanti pezzi ci sono? 12? 11? Sono tutte hit, uno dopo l'altra. E Urlando contro il cielo, sentila tutta l'estate, mi ha spiegato che secondo lui è una canzone liberatoria. Perché? Perché dice un po' come sputare via il veleno. Ed è vero. Arena di Verona, la sala Arena di Verona, io stavo passeggiando fuori, c'era tutta la gente dentro, una cosa stupenda, con la luce, un sacco di gente. Fuori non c'era nessuno all'Arena di Verona, ho sentito Gerry Scotti che presentava, io ero fuori con il mio fidanzato, quello è stato uno dei giorni più belli della mia vita, e ho sentito le prime note di Urlando contro il cielo. Sono corsa immediatamente dentro l'arena e ho visto questa gente immenso, era con un Luciano sul palco che ha cominciato Urlando contro il cielo, e devo dire che è stato, me lo ricordo, lo terrò sempre nel cuore. Ho le lacrime se ci penso, beh. Oddio, mi scende il trucco. Luciano è un grande centrocampista, per tornare ai paragoni calcistici, in campo e nella vita, perché è uno che pensa, è uno che agisce dopo aver pensato, è un grande attaccante sul palcoscenico, sul palco, è un grande attaccante nella musica, e questa duplice sua caratteristica è forse la cosa che mi fa più essere vicino a lui come modo di concepire la vita. Niente, poi volevo dire che tutte queste cose belle che diciamo su Ligabue sono legate al fatto che ci regali i suoi dischi e che ci fa entrare gratis ai suoi concerti, se no non le diremmo. Ma anche sta cosa qui, cioè io sono un po' invidioso. Ma no, ma perché, scusami? Cosa è andato a fare lui al Montreux Jazz Festival, no, che suona la musica rock? No, è andato a proporre, è andato con un pezzo forte che propone... Ma qual era? Era un pezzo che parlava della circoncisione, la pelle, sì, un pezzo anticirconcisione. Versione swing. Mi ricordo perfettamente, è vero, sì. Che cioè un grido di vendetta, un grido di dolore contro, soprattutto rivolto ai bambini che vengono costretti fin da piccoli a essere circoncisi. Ora, la circoncisione deve essere una scelta libera. Libero e quando... responsabile. Libero responsabile, perché, quindi salviamoci la pelle. Ti hanno circonciso. Allora cosa parli a fare? Non riesco a alzarmi, sto tentando parlando, ma non c'è verso. Ho fatto 3 spettacoli ieri sera e ho perso 10 kg di potassio, che sono tanti per uno che pesa 52 kg, anche se ho delle belle soddisfazioni. Ma comunque vorrei fare un discorso preciso, il che mi è difficile, perché io quando parlo continuo ad aprire parentesi. E spesso a metà del discorso non capisco neanche io quello che sto dicendo, non chiudendo le parentesi, e a tre quarti del discorso spesso sono in disaccordo con me stesso, tant'è che una volta in una riunione ho proposto una mozione e sono stato anche il primo a votarci contro. Però vorrei fare questa mattina, è mattina, vorrei fare un discorso preciso. Anch'io facendo spettacolo ho delle belle soddisfazioni, ma avrei voluto essere anch'io una rockstar come il mio amico Ligabue, che mi ha passato 10 volte la palla, abbiamo giocato pallone assieme, io non l'ho mai presa, mi scuso, ma non c'era incoerenza in tutto questo. Anch'io avrei voluto essere una rockstar, anch'io avrei voluto suonare la chitarra. Io ho iniziato a suonare la chitarra perché mi dicevano: tu suoni la chitarra, cucchi le ragazze. Allora io andavo alle feste, suonavo la chitarra e gli altri si cuccavano la ragazza. Ho resistito, sono tornato a un'altra festa, suonavo la chitarra e gli altri mi hanno cuccato una ragazza. Una volta che sono riuscito a cuccarmi una ragazza, mi hanno ciulato la chitarra. E allora, amici miei, io non sarò mai Ligabue, Ligabue non sarà mai me, ed è per questo che a calcio lui mi farà i lanci e io continuerò a cercare di prenderli. E comunque ti saluto, Ligabue, e io come alla destra non torno indietro mai, è una scelta di vita.
alziamoci noi per il prossimo pezzo che è ancora in piedi. Sono caduto. Eccoci qua. Basta, questa è la presentazione del prossimo pezzo. Io credo che lui abbia una grande fortuna, quella di essere una persona molto lucida, molto in controllo di se stesso e con le idee molto chiare su quello che vuole, dove vuole arrivare e come vuole arrivarci. Oh, Ligabue, cosa canti il rock in italiano? Non l'hai ancora capito che noi non vogliamo capire? Per cui credo e gli auguro di risparmiarsi tutti gli errori che di solito si fanno nel cammino del successo. A me non sembra che fino adesso ne abbia fatti. E credo che invece abbia fatto delle mosse molto giuste, per esempio la scelta dei suoi compagni di viaggio. Credo che la forza di Luciano stia anche nel clandestino. Ma per noi è un po' imbarazzante. Noi siamo quattro orchestrali che ci siamo trovati a un certo punto a lavorare insieme a questo personaggio. E sono veramente un clan. Li vedo molto uniti, molto partecipi. E credo che siano una band equilibrata, forse la unica vera band rock che abbiamo in Italia. E meno male che almeno una ce n'è. Le fette brune di polenta di castagne, strano contrasto di dolce e salato. E la polenta che scende dal paiolo sul tagliere è un magma ribollente, che cola calando e si riempie di se stessa. Si distende rotolando sul tavolero. Giù la polenta, nella cucina piena di vapori, con quelle donne ancora instancabili. Allora, manghi, o manghi a giodonca. Seri, gravi sul cibo, cortigianerie continue, leziosità rococò, pieni di rughe ancora giovani, le bocche senza denti, di già, che sbiasciottano. O dove era finito il freddo, col caldo del camino in boiore e il calore dell'economica che ingoiava struzze, ronchetti e ciocchetti come fossero coppe, come salami, drento, uno via l'altro. E il calore dappertutto, e sui visi, con le mani dalle unghie rovinate e nere, e quegli uomini il cappello in testa tirato indietro a nuca, a giovin dio boie, un ultimo bicchiere, su e giù quel pomo d'Adamo puntuto sulle gole secche, le dita tese in fuori, siamo di mondo per die, mia bischeri. Ma questo dopo. Intanto, lì all'aperto, fuori il cuore, che è ancora pieno di sangue, per fiare i miacci, che noi non piacciono, di sangue fritto e farine, uva passa e noci. Vuol dire che se li farà Gigi, che vedrai lui tanti fighi, non li fa come te. Via sciacquare le budelle con tanta acqua, per contenere le lunghe filze della sanciccia. Via sciacquare la vescica che si riempirà gonfiandosi di strutto candido, bianca palla appesa, tonde lustro come un ovo, come un chicco d'uva, di quella grossa, del sud, zibibbo sultanina, da spaccarsi, trax ciac, quando tu la spiacci che così, per il gusto di farlo, come stringeresti una tetta, così, per il solo verso di brancicare. Esce lo strutto quando fa il paiolo pieno di scarti e grasso per liquefarlo, e dopo tanto bogliore tutto strutto liquido più quello che cola, quando stricchi il canapa con dentro quelli che sono i ciccioli grasselli, che salati mangi così, caldi, appena fatti, con lento saporoso masticare, e masticheresti come di brustullo l'uvino salato, ma più pieno, più ricco, cingomma degli dèi. Te ne davano? E tu, patozzino, eri il primo ad essere sfamato di quella golosità. Tu, il grilletto giovine, il biscarello nuovo novento, l'erede degno dei sacri lombi, che gli anziani ne speravano tu li sostituissi tutti il giorno della loro dipartita. E tu, con mani grassocce rosse di gelo e neve, ne prendevi dal canapo a grossa trama un pezzetto caldo boiente e lo sbalottolavi soffiando a destra manca, da babordo a tribordo, come balotto o frugiata. Intanto quell'odore si spandeva largo, grasso, rassicurante, confortevole, e via lì d'attorno i gatti impazziti di desiderio. A calci via le bestiole che con le narici ripiene d'odori esaltanti perdono per un po' la loro consueta elegante imperturbabilità. Ma dopo, quando annotta, ora via tutto di dentro, ed eccolo lì spalancato come un libro e pulito, la povera testa morta reclinata verso il basso sulla saladora troga, inclinata per fargli uscire anche l'ultima goccia di sangue e acqua, che sia lindo e pronto per i grandi lavori di dopo. Sale, intanto. Si vuotano le saliere sui taglieri, in grossi chicchi cristalli verdastri di prezioso sale conservante, quarzo e salnitro di polvere nera da mina, quello che t'hanno messo in testa in chiesa anche a te, per conservarti e salvarti. Sale sapienza, sale salute, che purifichi e secchi, insapori e mantieni. Sale che tiene lontana la maledizione della putrescenza, la dannazione della corruzione. Con le bottiglie si macina questo sale, lo si fa fino, tanto ne serve per i presciutti e le spalle e le salsicce e per tutto quello che vuoi fare.
e si macina pepe, chicchi tondi, bianchi e scuri che sembrano palle di scacchi o medici, e ti verrebbe voglia di mangiare, sedotto da quel loro profumo, se non sapessi, perché lo hai fatto di rimpiatto una volta, che ti riempiono la bocca di fuoco dell'inferno. Ma mescolate al sale aiutano a mantenere la purezza di quella ciccia che taglierai in fette di rosso schietto e di bianco immacolato. Appare sul tagliere il presciutto e la spalla e le mani amorose cominciano a palparle e a mosticciarlo di sale e pepe, maniche tirate sui gomiti, maglie di lana pecora che ci hai messo un mese a domarla, a carezze lente e concentriche, in modo che butti fuori l'acqua che ha dentro, attorno al tondo osso sporgente, piano piano che si impregni bene. Altre mani spezzettano la ciccia per la sanciccia e presto sul tagliere si forma un monte vulcane dentro il quale si versa una bottiglia di vino giallo dorato spumante che frigge di schiuma, mentre si perde fra la ciccia e il pepe e il sale e le mani lo mescolano e lo rimescolano e altre mani ancora acchiappano un pezzettino di ciccia qua e uno là, cruda e saporita. Macina pure te poi la ciccia dentro al macinino. Dall'altra parte c'è il budello già pronto che si gonfa pian piano di salsiccia e bolli il paiolo con dentro i pezzi di testa per fare la coppa. Sono già accese le lampadine dell'androne della cucina, perché l'inverno, fra l'anno e la bufagna, viene via buio presto, e nel magazzino le perti che sono già piene di salsiccia stesa ad asciugare, e grandi panieri accolgono il prosciutto e la spalla che dovranno ancora essere ripassati. C'è la pancetta, c'è la coppa di pesta, se sarà prima a volare perché non si tiene, e la vescica distrutta per friggere o per gli arrosti, e c'è anche la sungia per gli scarponi e per tutto quello che vuoi ungere.